Wahey Kuj, ben ritrovati dal vostro Andronic 91 Sinazione di Leven Gokro nostro stuono. Siamo ancora in Francia, all'epoca di Giovanna d'Arco, quindi combattimenti, sgozzamenti, sangue da tutte le parti, eresia e donne messe a rogo. Che bei tempi il Medioevo, eh? Dunque, ho allenato di altri due livelli la squadra, ma una cosa proprio minima, non sono saliti neanche tanto alla fine. Ho preso la chiave d'argento, ho aperto tutti gli scrigni d'argento che era possibile aprire e ci ho trovato l'unica cosa che veramente mi interessava a mano di luce. Le pietre parallele le ho viste e non mi danno nessuna soddisfazione perché ti fanno solo vedere i personaggi che già conosci, ti fanno girare la visuale con loro, insomma, niente, nulla di che. Inoltre in grafica ho messo finalmente Zanark perché Zanark Avalonich veniva in squadra con noi alla fine. Ho scoperto che è solo un allenatore, quindi Gamma ancora è il capitano della Protocollo Omega. Quindi una volta che sconfiggiamo Protocollo Omega, una bella X su di lui e se ne va anche Gamma. Però intanto iniziamo. Oh, attenzione, Vaucooler, si legge Vaucooler. Mi sono informato perché c'era qualcosa che mi sembrava strano, infatti si dice... Allora questo è Vaucooler, con la Hormusha. Sembra un villaggio fantasma, vero? E Goldie, l'ho giocata un pochino, non è neanche granché. Ed è un difensore, ed è la capocannoniere della Raimon. Non lo so ragazzi come funziona, quale cose. È strano comunque sia. Un cannoniere, difensore. Ci potrebbe stare, ma è improbabile. La città sembra una città fantasma, sarà per colpa della guerra. Qui abbiamo una base, raggiungiamola. Completiamo il Miximax e togliamoci il pensiero. Sai, si è sentita la tua mancanza, Gabby? Lasciamo perdere. Gabby è molto giù di morale perché non ha uno spirito guerriero, perché non ha nessuno con cui effettuare il Miximax. È molto brutta come cosa. Allora, andiamo un po', parliamo con la gente. Quella ragazza è così giovane e crede di poter fare qualunque cosa. In effetti, molti ragazzi giovani sono ingenui perché pensano di essere invincibili. E quindi fanno le cose più spericolate spaccandosi male tutte le ossa. Ah, prima raggiungiamo la base. Sì, però quell'armatura molto femminile che si adegua alle forme del suo corpo è un po' improbabile. Un'armatura di quel genere. Le armature non le facevano per le donne, le facevano e basta. Erano dritte, non è che seguivano i fianchi, il sedere, insomma, il seno addirittura. Non li facevano in questa maniera. Allora, andiamo, poi abbiamo un croissant. Croissant? Un caffè? I scarpini del contadino perché zappano. Oh, fascia Cosmo, fortuna 44, resistenza 8. Me la darei a Victor, a dire il vero, eh. Victor mi piace un sacco come personaggio, quindi... Ok, ho dato un po' di equipaggiamento ai miei ragazzi, perché comunque sia devo stare sempre attento a potenziarli. Questa è la base? Sì, una transizione così lunga. Dunque, ecco, benvenuti alla nostra base. Temo che non potremo lasciarvi andare finché non avremo deciso come comportarci con voi, ma siamo buoni noi. A parte il fatto che parliamo la stessa lingua, ma quello potrebbe essere dovuto a un caso. E comportatevi in modo adeguato. Ma cosa? Ma chi sei tu? Fai vedere quella faccia da schiaffi che porti. A me sembra che passiamo la maggior parte del tempo imprigionati. Molto vero. Beh, abbiamo trovato Giovanna d'Arco. Meglio di niente. Ho una domanda. Se si dovessero convincere che siamo proprio delle spie del nemico, cosa ci farebbero? Tipo, ci lascerebbero andare, no? È inutile preoccuparsene adesso. Meglio concentrarsi sul nostro prossimo fuoriclasse. Ma siamo sicuri che Giovanna sia così forte come crediamo? Conosco un ottimo modo per sfruttare tempi morti come questo. Giocare a calcio è l'occasione perfetta per allenarsi, ma non è vero. Andrà tutto bene. Nel frattempo giochiamo un po'. Lo dici sempre, ma la palla? Cioè, ci crede così tanto che lo ripeto ogni 3x2. C'è un cortile nel retro ed è piuttosto grande. Lì avremo spazio in abbondanza. Ok, sì, ma la palla... C'è la Wonderbot, oppure non si sa. Ma ci lasceranno andare a giocare così, tranquillamente? Le caramelle deliziose. È un peccato che Giovanna muoia molto giovane, 19 anni. Perché quelle caramelle sembrano davvero buone, mi dispiace per i soldati. Victor, ti va di giocare con me? Perché no? Beh, così testano la loro potenza fisica, chi è più bravo a tirare.
Ma le maglie pure, vabbè, Wonderbot ci ha pensato, dai. Oh, che forza, sareste bravissimi in difesa. No, no, Victor no. Dici? Me la cavo un po' in tutti i ruoli. È un'ottima qualità per un calciatore. Ah, devo allenarmi di più. Sicuramente, non puoi restare indietro, Arion. Sei il capitano. E questa prega, vabbè. Ti prego, infatti stai pregando, ti prego. Fei, passala! Urla un po' forte, Arion, eh? Per farsi sentire la Giovanna. Che è assorta in preghiera. Cosa succede? Tutta sorridente. Perché? Dovrebbe essere sorpresa. Immagine residue. Che state facendo? Giochiamo a calcio. Calcio? Sì, è lo sport più bello che ci sia. In realtà è proprio per questo che siamo qui. Dobbiamo salvarlo. Voi volete salvare il calcio? Finora non siamo stati molto bravi a farci capire, ma abbiamo bisogno di te, Giovanna, della tua forza. Questo calcio è davvero così importante per voi? Scherzi, il calcio è la mia vita. È lo sport più divertente, appassionante ed emozionante che esista. Anche a te piacerebbe. Dici davvero? Ne sono certo. Guarda, si gioca così. Si mette in mostra Arion. Pure Victor, vai. E così questo è il calcio. Sì, le basi più o meno sono queste. Eccellente! È il momento del Miximax! Ma dovrebbe essere Gabi a prenderlo. Dicevo, dovrebbe essere Gabi secondo me a prenderlo, perché comunque sia stanno molto incentrando la scena su di lui, quindi potrebbe essere che Gabi si fonde con Giovanna e non Goldie. O Goldie, dovrebbe chiamarsi Goldie. Anche se Gold. Goldie, non lo so. Più bello italiano, Goldie. Non doveva andare così. Ma bravo, ora non penseranno affatto che siamo delle spie. Perché non sono riuscito a catturare la sua aura? Me lo chiedo anch'io. Non è ancora la Giovanna d'Arco che conosciamo dai libri di storia. Non è cosciente del suo potenziale. Siamo arrivati un po' troppo presto. Ma non ha senso. Se l'elmo di Giovanna è quello che abbiamo usato, allora è l'elmo di prima che affrontasse gli inglesi. Non va bene, è un po' difficile però, Quindi è il contrario di ciò che è successo con Nobunaga. Esatto. Oh no. Che te ne è sembrato del calcio? Dunque, di sicuro è interessante. Tuttavia non sono certa di comprenderlo appieno. Provo a spiegartelo. Il calcio è... Sì, il calcio è come una battaglia. Dici sul serio? Sì, devi impedire al nemico di impossessarsi della palla. E tutti i calciatori devono giocare di squadra per superare la difesa avversaria. Come fanno? Cosa intendi per giocare di squadra? Ci sono molti modi per giocare di squadra, ma principalmente ci si passa la palla. Hai visto quanti passaggi facciamo? Quando passi la palla a un compagno di squadra, in un certo senso devi prevedere quello che penserà, mi spiego? Capisco. Quindi quella palla vi unisce tutti, in un certo senso. Sì, assolutamente. E questo gioco si chiama calcio. Beh, seguitemi tutti. Perché? Cosa vuoi farci vedere, Pulzella d'Orleano? Allora? Dovete liberare questi prigionieri. Cosa? Giovanna, sei sicura che sia una decisione saggia? Oh, io... sì, credo che... Non credo che siano spie. E come fai a saperlo? Lo so perché... Perché sono stata con loro. È brava gente, ne sono certa. Se fossero malintenzionati lo avvertirei. Inoltre, quando sono arrivati ho visto una strana luce attraversare il cielo. Io... Credo che fosse un segno del Signore. Loro sono arrivati in quel preciso istante. Sono stati mandati ad aiutarci. Credi davvero che il Signore ci invierebbe aiuto sotto forma di ragazzini? Oh, che riconoscenti. Se tale è la volontà del Signore, cioè significa che il mio destino è legato a loro. Crede che siamo qui per salvarla. E devo chiedervi un altro favore. Vi prego, raggiungetemi nel cortile. Poteva dircelo prima. E poi fare tutta quanta questa tiritera del liberarci. Andiamo? Ora basta, dobbiamo dirle la verità. Almeno si rende conto. Anche se penso che abbia capito qualcosina, non proprio
tutta quanta la storia, ma tutto tecniche. Allora, Giovanna, ascolta, sarò sincero con te. La luce che hai visto nel cielo non era un segnale della volontà divina. Eravamo noi. Cosa? Ma allora come avete fatto a... Mi dispiace, ma non mentivamo quando abbiamo detto che vogliamo salvare il calcio. È per questo che siamo qui. Grazie alla tua forza possiamo farcela, lo so. Io? Credi davvero che io sia così forte? Lo so per certo. Ma io non ne sarei così sicura. Non so neanche se sono in grado di proteggere la Francia dall'esercito inglese. Giovanna, hai paura di scendere in battaglia? Ora che ci penso! Ma io dissi che il difensore, quando Ivans ci mostrò le figure, era una donna. E in effetti è Giovanna d'Arco. Sono vigente. Ma allora perché ti sei messa a capo dei soldati? Io... Mi ha detto la voce del Signore. La voce del Signore? Il mio compito è difendere Orléans e proteggere la Francia. Ma davvero il Signore ti ha parlato? Sì, sto dicendo la verità. È la volontà del Signore e io la seguirò. Non mi credi, vero? No, è un po' difficile. Nel Medioevo, o meglio, da... Se non erro, da quando è finita la scrittura della Bibbia, Dio non ha più comunicato con gli uomini con la sua voce, diciamo, oppure tramite gli angeli, con il suo spirito. Quindi è impossibile che Giovanna sentisse le voci di Dio. Nel caso sentisse veramente le voci e non fosse solo pazza. Il fatto è che a me la storia piace e quindi cerco di informarmi bene prima di fare un'affermazione. Non importa se ho paura, solo io posso farlo e lo farò. Giovanna. Spero di non aver visto... Sembra che abbia un camel toe e non va bene. Domani ci recheremo a Castello del Principe Carlo per chiedere rinforzi. Carlo del 1400? Perché servono rinforzi? Orléans è sotto assedio. Occorrono più uomini se vogliamo respingere gli inglesi. Il castello di Chinon, dove dimora il Principe Carlo, dista 10 leghe da qui. 10 leghe sarebbero... variano tra 4 e 6 km a seconda del luogo. Ma diciamo che su 5 per 10, 50 km, massimo, fino a un massimo di 60. Vorrei che mi accompagnaste in qualità di scorta. Scorta? Le vostre roti calcistiche potrebbero rivelarsi utili per fare breccia nelle linee nemiche. Linee nemiche? Non stiamo certo parlando di 4 calci a un pallone. Il calcio è un po' come una battaglia, sì. Ma non è proprio la stessa cosa. Mi affido a voi per ottenere quei rinforzi. Solo così potremmo liberare Orléans. Capisco. Abbiamo bisogno della tua forza. In cambio ti offriremo la nostra. Wow, Gabi. E va bene. Ottimo, del resto rimanere qui con le mani in mano non ci porterebbe da nessuna parte. Mi sono grata. D'accordo, gente, muoviamoci, yatta! Mi sembra di essere in un gioco di ruolo, non vedo l'ora. Sì, JP, però nel gioco di ruolo se muori... È un gioco di ruolo, è un videogioco. Se tu morissi, moriresti per davvero. Nella carrozza c'è spazio per 7 persone, quindi sarete in 6 ad accompagnarmi. Vuoi dirmi che non ci entriamo tutti? Beh, e ora come la mettiamo? Dovete perdonarmi, avrei voluto avervi tutti con me, ma non abbiamo i mezzi necessari. 6 persone. Riccardo, vorrei andarci io. Oh? Per favore. Va bene, penso io a scegliere chi ti accompagnerà. Conto su di te per aiutare Ion. Grazie. Chi saranno gli altri? Vediamo un po'. Ok, Arion, Victor, Goldie, JP, Faye e Gabi. Scortate Giovanna a Castello di Chinon. Sì. Alcuni se ne sono andati, beh. Ci siamo tutti? Io sono Gabriel Garcia. O puoi chiamarmi Gabi. Gabi, piacere. Piacere mio. Gabi rubacuore. Ma bellissimi! Altro che armatura dello spirito guerriero. Allora andiamo? Sto ultimando i preparativi, quindi avete ancora un po' di tempo. Fatemi sapere quando siete pronti. Che brava, caro ragazzo Giovanna che sei. Così potremmo andarci ad allenare, ma non voglio allenarmi, voglio solo andare avanti. Noi andremo direttamente a Orléans e aspetteremo rinforzi. Ok, non vi deluderemo. Quindi esploriamo un attimino qui intorno e poi possiamo andare finalmente.
Ah, questo è un posto diverso da quello di prima. Vediamo poi, ci sarà qualcosa qui. Entriamo e saccheggiamo la dispensa. Non è una dispensa, ma era dove eravamo prima. Per quale ragione, Giovanna? Perché ci prendi in giro? Ah, oh, bello. Qui è la torre di guardia. Non è una torre di guardia, ma è simile. Diciamo che lì c'erano gli, si posizionavano gli arcieri per attaccare con archi e frecce. Oh, cosa vuole attaccare un arciere? Scarpini, gentiluomo. Bianchi di classe. Andiamo allora. A parte che lì c'era un punto di potenziamento, vorrei vedere cos'era, se permettete. Il parametro presa. E vabbè, e che cos'è? E che mani c'hai? Ma dai. Poi li teneva fermi, cioè non è che dici sai un po' inclinati. No, fermi proprio lì, dritti. Andiamo ora. Oh, un altro oggetto, non l'ho visto prima. Ah, perché sono salito da là sopra, giustamente. Giovanna, sono pronto per affrontare gli inglesi. Eccoci tutti qui, si parte. Che c'è, Arion? Credi che stia cominciando a capire quanto è forte? Prima o poi lo farà. Dobbiamo usare Miximax. Un muro insuperabile. Un difensore carismatico che sa infondere coraggio alla squadra. Chissà che cosa farà. Ma dai! Ma non c'è... Ma davvero fate... Ma... Il castello, grazie, non me ne ero accorto da per me. Io no, per dinci, questo è stanco. E resistere al sonno, vedi, ti danno un tema. Non ho affrontato nessuno perché volevo arrivare subito al castello, che poi subito è un eufemismo, visto che ci abbiamo messo tre quarti d'ora. Quindi in questo castello abita un vero principe. Credi che sua maestà ci concederà rinforzi? Deve farlo, altrimenti il corso della storia sarà stravolto. Arion, devi smetterla di ragionare così. Ormai non c'è più niente di sicuro. Potrebbero rifiutarsi di aiutarci. Cosa? Sta tranquilla, Giovanna. Noi siamo con te. Grazie. Ti prego, dammi coraggio. Forse non è che Giovanna scambia Gabi per una donna e quindi è con Gabi che fanno il se fanno il Miximax con Gabi. Scusate. Chi va là? Io... Siete individui sospetti? Cosa fate qui? Rispondete. Ecco, noi vorremmo chiedere udienza al principe. E chi saresti per incontrare sua maestà, eh? Io sono Giovanna d'Arco, di Don Remy. Sono qui per volere del signore. Giovanna d'Arco, la ragazza di Vauquelet in missione divina. Sì. Tira fuori gli attributi, Giovanna. Non parlare con quella vocina strozzata. Giovanna d'Arco è qui. Catturiamola. Tutte queste storie sulla voce del signore non sono altro che menzogne. Eppure tra i soldati vi sono alcuni che la credono. Cosa desidera che facciamo, maestà? Ci è venuta un'idea meravigliosa. Mettiamo alla prova questa Giovanna d'Arco e la sua tanto rinomata abilità. Che bella risata che ha il principe. Un po' da pazzoide, ma ci stanno mettendo parecchio. Sapevo che non mi avrebbero creduto. Ma Leona ha bisogno di immediati rinforzi. Devi essere più sicura di te stessa, Giovanna. Hai ragione, tu lo sai. Gabi, ti ringrazio. Giovanna d'Arco deve salvare la Francia, è scritto. Esatto. Giovanna d'Arco entra nei libri di storia, nessuno può impedirlo. Con quale lancia? Giovanna,
Sua maestà il principe ti manda a chiamare. Sì, sire. Signore. Io... su, andiamo. Sire è più inglese il termine. Entriamo allora in questi castello. In questi castello. Bellissimo il mio italiano. Entriamo in questo castello che sembra non offrire nulla, tranne un bauletto qui, e beh. Scarpino nobile. Insomma, ragazzi, sapete che c'è prima di andare. Sono carico, perfetto. E quanto posso esplorare? Ah, niente, un corridoio. Scarpini gentiluomo, tiro 6, velocità 12, Arion. E guanti gentiluomo per il piccolo JP. Aha. Ehi, Anna, dai, volevo andare a parlare con sua maestà il principe. Sei tu Giovanna d'Arco? Sì, mio signore. Ho sentito dire che la tua abilità in battaglia farebbe impallidire un cavaliere, ma il tuo aspetto suggerisce tutt'altro. Sai com'è le pulzelle giovani. La gente chiacchiera, mio signore, e tende a esagerare. Dicevi di voler parlare con sua maestà il principe, no? Parla, dunque. Parlerò solo con il principe Carlo in persona. Il principe Carlo non tollererebbe la tua insolenza, villana! Ah! Calmati, Lahir. Giovanna, ti concediamo udienza presso sua maestà. Grazie, mio signore. E poi, mio signore, chi cacchio sei? Ma chi sei tu? Per farti chiamare signore. Mio signore, oltretutto. Un termine nobile, eh? Va bene. Che figuro. Gli ho dato una voce troppo solenne, invece è un babbaleo. Sono il principe Carlo. Alza la testa e parla. Ah. Che ti prende, fanciulla? Hai ottenuto udienza come chiedevi. Ora parla. Che... Cosa c'è? Di ciò che hai da dire. E sia, lo farò. Quest'uomo non è il principe Carlo. Oh, ora mi ricordo! Sì, ecco, è vero! Il principe Carlo non era lui. L'hanno fatto apposta, ma non mi ricordo perché di preciso lo fecero. Come osi disconoscere il tuo signore e sovrano? Se io dunque sono un impostore, conduci a me il vero principe. Quindi quel tipo lì è proprio un impostore, ne sono certa. Ma dov'è il vero principe Carlo? Forse ti stanno mettendo alla prova. Magari il principe è un uomo diffidente. Deve essere da queste parti, giusto? Dividiamoci e cerchiamolo. Buona idea. Spero che riusciremo a trovarlo. Dovrebbe essere uno di quei due che stanno lì. Uno di quei due consiglieri. Ok. O si finge un semplice... cavaliere. Pass duello 1. Secondo me è lui. Non parlo con i servi? È lui allora? Ok, non è neanche lui. Devo parlare un po' con tutti? Dove sarà il principe Carlo? Ma pensavo fosse uno di quei due lì consiglieri? Ah, vedi allora? Era lui, in effetti, quello che prima era lì a parlare. Maestà, dove è andato? Non credo che si farà trovare solo perché lo stai chiamando tu. Ma lei è la Loli, è normale che la maestà, sua maestà si presenti, no? Cancelleremo il calcio. Ma anche nella Francia medievale! Beh, anzi, era ora che arrivassero, a dire il vero, eh? Livello squadra 19! Nanigo? Davvero? Allora, amico mio bello, ma ci penso io per te. Se riesco a rubarti palla, donzella. Donzella molto gio... Ho sbagliato. Però a sto punto usiamolo. Attenzione, la carica è quasi finita. Cinta di nebbia. Vabbè, superiamo questa piccola fase. Ah! E mo con lo spirito guerriero! Evocalo, vai così! Vabbè, saltiamo la scena per favore. Per favore? Sfondamento, ti apro in due come una cozza. E ora per te, amico mio bello! Lost Angeru! È un Angeru? Chiamate il lievo se è un angelo, no? Cheat!
È bello fare recitazioni, no? Caffè, beh, grazie. Molto buono il caffè. Fammi tirare un pochino più avanti, se no esco di fuori. Che ci faccio qui? Mistral. Forse lui è un giocatore che potremmo reclutare poi, chissà. Questo tizio l'aria sospetta. Oh, bravi, bravi. Cos'era quel tocco delizioso? Non abbiamo mai veduto nulla di simile. Veduto. Perché? In effetti, veduto è la traduzione corretta. La traduzione. È il modo corretto di dirlo e non visto. Però veduto è sbagliato in teoria, suona male. Una meraviglia che rammenteremo a lungo. Grazie. E lei è vestito come un servo di corte. Le è piaciuta la partita di calcio? Ah, è così che si chiama Kosho? Sì, questo vostro Kosho ci interessa un poco. Siete stati magnifici. Grazie. Mi piace dare l'accento francese a Carlo qui. Insomma, dai. Un momento, ma quello è... sono una sua umile serva, maestà. È un onore incontrarla. Ha appena ciò che credo di aver sentito. Principe Carlo! L'hai riconosciuto nonostante il travestimento. Sei stato abile, giovane d'occo. L'aereo non si deve sentire molto, perché è francese. Vediamo un po', allora, principe. Desideri che noi diventiamo re di Francia? Che... Plurale maiestatis? Sì, maestà. Lei è il legittimo sovrano della Francia. Solo lei può ristabilire la pace. È volontà del signore anche questa? In seguito agli attacchi inglesi siamo caduti in preda a panico e a me. Abbiamo perduto la città di Reims. Ah, davvero? Non la ricordavo sta cosa. Ma dici, come tendi a assicurare che saliremo al trono? Sia proprio a Reims che tutti i re francesi sono stati incoronati tali. Io... cioè, ecco... Gli inglesi hanno ormai soggiogato numerose zone della Francia, fra cui anche Parigi. Ma le loro truppe sono sparpagliate. Se riacquistiamo coraggio e concentriamo i nostri sforzi, li batteremo. Se però cade Orléans, non ci sarà più nulla da fare. Vi supplico, aiutateci. Ci saranno rinforzi immediati. La Hill. La Hill, Gildoy. Non può essere. Sì, maestà. Adunate le truppe, siete diretti a Orléans. No, vabbè, dai. Non può essere così a farlo, dai. È troppo assurdo. Giovanna, le tue idee sulla Francia ci hanno commosso. Vi ringrazio, maestà. Ce l'hai fatta, Giovanna. Sì, ci sono riuscita. Giovanna, tu verrai con noi. Preparati e fai in fretta. Certo. Potete andare alla carrozza quando siete pronti. Ok, Giovanna. Però nel prossimo video andremo a parlare con Giovanna e salire sul carro. Quindi andremo a parlare con Giovanna e salire sul carro. E penso che comunque sia dovremmo affrontare Gamma nel prossimo episodio. Sicuramente la protocollo Omega 3.0 è ormai arrivata. Ci tocca affrontarla. Bene, QG, come sempre vi ringrazio. Vi ricordo in descrizione il link per Twitter e Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi a noi. Ci vediamo come sempre domani con un nuovo video. Bye bye.